Eccoci a un altro appuntamento di Time Out, stavolta Time Out Ring, l'abbiamo chiamato così perché le persone sono tre, e gli ospiti sono illustrissimi. Cominciamo da Fiammetta Modena, buonasera. Forza Italia, senatore, poi Walter Verini che è invece un deputato del Partito Democratico, per finire con l'ospite d'onore, via concedetemelo, Fausto Cardella, grazie. Procuratore generale, grazie, della Repubblica, il massimo magistrato umbro, giusto? Quindi ci potrà spiegare tutto sul perché dobbiamo cambiare la legge sulla legittima difesa, che è l'argomento di questa sera. Cardella. Ma per la verità io non ho capito perché bisogna cambiare la legge sulla legittima difesa, o meglio, se proprio la volessimo cambiare, ma in linea di massima sono sempre dell'idea di limitare i movimenti, se proprio la dovessimo cambiare si potrebbe tornare alla norma scritta nel 1930 da un grandissimo giurista che si chiamava Alfredo Rocco, che conteneva tutto e che ha il fatto... Il signore del codice Rocco, sì, che però aveva fama di essere un po' fascista, dicono, no? Aveva fama, non usurpata per la verità, di essere un codice fascista. Questo codice è ancora quello che abbiamo, che usiamo, anche se è stato modificato, interpolato, è stato adattato alla nuova realtà, dico nuova per carità, dopo la Costituzione, dopo l'evoluzione che la società ha avuto dal 1930, benissimo. Però quella norma, che fu scritta nel 1930 appunto, è una norma che oggi reggerebbe benissimo. È stata modificata due volte, anzi è stata modificata una volta nel 2006 e c'è stato un tentativo di ulteriore, ecco, modifica nel 2017, se non vado errato, che però non ha avuto non è arrivato a compimento. Sì, non ha avuto successo, insomma, successo. Non ci siamo riusciti. Io difendo, resto attestato su quella norma, che ripeto non ha niente di fascista, o perlomeno non è una norma che ha una sua qualificazione ben precisa, però aveva tutto ciò che occorre e la chiarezza. Procuratore, vogliamo far inorridire Walter Verini? Almeno una volta, voglio dire, si inorridiva a sinistra quando si diceva codice Rocco. Adesso? Codice Rocco o non codice Rocco? Io la penso come il procuratore, nel senso che una legge c'è, funziona, nel senso che anche quando capita, è capitato, che una persona reagisce con armi magari legalmente detenute, con regolare porto d'armi, davanti a una aggressione nella propria abitazione, nel proprio negozio, davanti a un pericolo attuale e reagisce proporzionalmente al pericolo, all'aggressione, allo stato di grave paura o turbamento che prova e magari spara, mm-hmm, e magari ammazza, sì, l'aggressore, poi arriva un magistrato, mm-hmm, fa i suoi rilievi, apre un procedimento penale, manda un avviso di garanzia, 8 volte su 10 viene archiviata per legittima difesa questa pratica. Sì, qualche volta no. 2 volte su 10 si va a giudizio e il 99,9% dei pochi casi che accadono, accadranno 2-3 l'anno per capirci, sì, vengono assolti riconoscendo la legittima difesa. Quindi francamente l'idea di cambiare questa norma a me pare semplicemente un tentativo che è in linea con una serie di atteggiamenti, quello di cavalcare le paure, quello di dare delle risposte, secondo me perfino pericolose. Perché se un cittadino, e qui chiudo, perché sì, il procuratore, sì, faceva riferimento al cambiamento, okay, tentato appena un anno fa in commissione, sì, io ero in commissione giustizia. E poi adesso in che commissione siamo? Vedi? Commissione giustizia, quindi giustizia anche la Modena, quindi, al Senato credo, al Senato e alla Camera, sì, ok, quindi poi litigherete da parti opposte, no, discuteremo, no, non litigheremo, sì, però io ricordo che noi cambiammo, all'epoca eravamo in maggioranza, cambiammo la legge Molteni, mm-hmm, che oggi il rappresentante della Lega, diventato sottosegretario all'interno, ha ripresentato pari pari,
E la cambiammo perché noi pensavamo che considerare comunque legittima difesa, e quindi uno può sparare anche se vede a 30 metri di distanza nel proprio giardino, oppure se non c'è quel pericolo, noi ci pare che se uno fugge e tu gli spari alle spalle nella tua proprietà, non è legittima difesa, è omicidio. Berini, sì, chiudo dicendo che fui io a presentare un emendamento, e questa è una piccola novità, che fu approvato da tutti. Poi il Senato non ha fatto non ha approvato questa legge, ma la Camera l'approvò. E anche quell'emendamento a mia firma. L'emendamento prevedeva che, visto che comunque un magistrato deve intervenire, visto che un avviso di garanzia arriva, visto che ci potrebbe essere un rinvio a giudizio, è chiaro che quel cittadino che si è difeso deve nominare un avvocato, affrontare spese legali. E io presentai un emendamento dicendo che nel caso di archiviazione, nel caso di assoluzione, quelle spese legali le paga lo Stato, che non è stato in grado, tra virgolette, di difendere il cittadino. Sì, la proprietà, diciamo, cioè, in quel caso. Quindi andare in questa direzione, inasprire pene nei confronti di chi aggredisce, di chi penetra in casa, ci può stare. Ma l'idea di dare la pistola facile a tutti è un messaggio sbagliato. Adesso contro Verini diamo la parola a Modena, però prima dico che quello 0,1% che diceva lei, voglio dire, ha provocato un cataclisma elettorale, voglio dire, sulla sicurezza è entrata la Lega come un treno, giusto? Mi sbaglio, Verini? Sì, io ricordo anche qui in questa trasmissione che anche qualche tempo fa qualcuno scelse Barabba, ma non sempre avere la maggioranza significa no, avere ragione. Tra Gesù e Barabba chi sceglie Forza Italia? Beh, noi non siamo... Sempre Gesù, però Barabba che gli volete fare? Sì, sempre Gesù. No, noi ovviamente non è che non siamo d'accordo con quello, con quanto ha detto... Ci mancherebbe, l'abbiamo chiamato almeno Ring, almeno su questo. L'onorevole Verini, ma perché il nostro è un ragionamento completamente diverso, cioè noi riteniamo che essendo cambiata notevolmente quella che è la sensibilità e la struttura anche diciamo con cui si avverte quello che è il senso di pericolo e anche la tipologia di reati, sia necessario passare da un concetto che è quello della legittima difesa al concetto di diritto alla difesa. Quindi è su questo che sono state anche presentati dei disegni di legge alla Camera e al Senato, firmati chiaramente dai capogruppi di Forza Italia, perché sostanzialmente dal nostro punto di vista questo è un principio che deve essere affermato. Il diritto aiuta molto poi le persone, oppure voglio dire è solo un'enunciazione di principio? No, beh, dal punto di vista della concezione cambia completamente, perché se io la ritengo semplicemente una, per capirsi, no? Cioè un motivo per cui non sei colpevole è un conto. Se invece io parto dal presupposto che tu hai, tra virgolette, un diritto nel momento in cui sono messe in discussione la vita, la libertà o comunque dei beni personali presso il tuo domicilio, è chiaro che anche l'andamento processuale cambia completamente, cioè non ci sarebbe neanche... Vede che mi guarda stupito Verini, perché dico esattamente l'opposto, finalmente. Non ci sarebbe neanche il problema, cioè non manco ci sarebbe un soggetto indagato in quel caso, no? Quindi non è solo una petitio principis. No, questo è il punto sostanziale all'interno del quale noi chiaramente facciamo una battaglia che intendiamoci anche una battaglia politica. Ecco, questo volevamo sapere, perché, cioè, più per i cittadini che derubati o più per dare un'immagine, no? Adesso lei, Brunacci, come al solito è sempre un po' ironico verso la forza che rappresento, e io bonariamente ci chiudo un occhio, però la verità è diversa, cioè nel senso noi siamo preoccupati perché tutta una serie di temi che sono di centrodestra vengono di fatto abbandonati. Perché? Perché l'idea della Lega è poi sempre regolarmente confliggente con quella dei 5 Stelle. Mm-hmm. Su questo tema, ad esempio, della legittima difesa, l'intervento che ha fatto Conte alla Camera e al Senato, io l'ho sentito, ma presumo sia stato lo stesso alla Camera, era un intervento deciso. Quello che ha detto invece il Ministro, che adesso mercoledì verrà anche a riferire alle Camere, quindi lo risentiremo sul punto, è stato molto più prudente, cioè non ha intenzione di andare ad incidere come 5 Stelle. Quindi il Ministro dà più ragione a Verini, lei dice?
La più ragione a me. Questo quasi. Non lo so, però sì. Sicuramente non abbiamo da parte di Bonafede una presa di posizione chiara su questo punto, che era punto qualificante del nostro... Non solo, ovviamente noi chiediamo che quindi sia anche messa in calendario, cosa okay. che allo Stato non okay. viene fatto. Ok, questo perché pensate che cada presto il governo? No, cioè avete fretta? No. Fretta, beh, su questo tema sì, perché è molto sentito. Sì. Esatto, posso questo fare... me lo diciamo questo sì. Poi... giuro che recupera mezzo minuto su Verini che è stato più lungo, però adesso devo fare intervenire Fausto Cardella. Di chi è la colpa, anche dei magistrati, del fatto che la gente si sente non sicura? Mi permetto di fare una sottolineatura, non sicura soprattutto quando, per dire, il furto è minimo, il tentativo di rapina modesto, cioè voglio dire, non avete gli strumenti, non vi siete impegnati abbastanza, la gente non si sente sicura, insomma. C'è stato per esempio l'altro giorno un articolo, non mi ricordo su quale quotidiano, anche se lo ricordassi non lo direi, che proprio indagava le cause della insicurezza percepita o reale. Ma io vorrei dire una cosa. Io capisco e ovviamente rispetto e mi astengo da qualsiasi forma di valutazione politica perché non mi compete. Assolutamente. Non mi compete. Però vorrei dire una cosa, che la difesa legittima è un diritto. Il solo fatto che è legittima la difesa è un diritto. Quindi dice non c'è bisogno di riscriverlo, che è un diritto alla difesa. Il problema secondo me è un po' è un altro, forse diciamo così, da un punto di vista tecnico può aiutare per quel poco che il tecnico può servire in situazioni di questo genere, perché la difesa legittima ha una serie di ingredienti che sono semplicissimi e che possono essere poi affogati in un mare di parole, in altre cose. Però occorre l'aggressione attuale a un diritto, ecco, quello che entra a casa, un diritto ovviamente, quale che esso sia, patrimoniale, la vita, l'onore, tutto il resto. Deve essere attuale questo diritto, quindi nel caso di quello che fugge non c'è non va bene, e poi ci deve essere una proporzione nella reazione. Questa proporzione ha una gamma di possibilità che normalmente viene lasciata al giudice. Ora dico, se anche per ipotesi assurda si facesse una norma nella quale si dicesse se una persona entra a casa tua, tu hai il diritto di sparargli sempre e comunque, anche quando scappa. E dico, è un'ipotesi assurda, perché una cosa di questo genere non starebbe né nella Costituzione, né nel Vangelo, né in cielo né in terra. Certo, diciamo, certo, ecco, va bene. Va quindi bene. È una cosa che non può essere detta nemmeno con tutte le buone intenzioni di difendere le cose. Se si dicesse questo, non si potrebbe mai eliminare quello che secondo me è il vero problema. Ecco. E cioè l'indagine, perché i dati che sono stati citati prima, io adesso non so, ma più o meno coincidono, cioè non ci sono casi di condanne se non nei casi limiti, nei quali... molto limiti. Io stesso ebbi un'esperienza proprio all'inizio della carriera, ma non voglio appesantire con aneddoti personali. E la condanna c'è stata sempre nei casi di mancanza assoluta di proporzione o di mancanza dell'attualità dell'aggressione. Parliamo del caso della persona che fugge. La persona che fugge non si può sparare, non si può uccidere. Si può discutere. Allora, se ci fosse anche una norma in questo senso, non si potrebbe eliminare l'indagine, perché ci vorrebbe sempre un giudice, un calzolaio, una persona stabilita e cose, che dovesse stabilire se stava fuggendo o non stava fuggendo. Col permesso della signora Modena, senatrice Modena, senatore Modena, la Casellati ha fatto scuola per tutti, senatore Modena e del deputato onorevole Verini. Procuratore, però dice la grande scuola latina del diritto, uno che è aggredito non porta la bilancia, non lo sa esattamente qual è il pericolo imminente che sta correndo, non lo può sapere. Lei dice fugge qualche volta, sì, sembra che fugge, qualche altra volta può fuggire davvero. In alcuni casi è clamoroso, in altri assolutamente opinabile. Ma cosa vuol dire questo? Che semplicemente se entra una persona a casa deve essere consentito sparare sempre e comunque, appena lo vedi, senza neanche sapere che cosa è?
ripeto, l'accertamento sulla posizione, sull'attualità della... Io non so come riesco, come esprimermi in maniera più chiara. Bisogna spiegarlo, però bisogna spiegarlo. L'attualità dell'aggressione deve essere sempre oggetto di verifica. Sono d'accordo con lei sul fatto che non si può misurare esattamente, avere la freddezza, certo, ma c'è questo limite. Arriva uno in casa. Ma non ci sono casi di persone condannate perché hanno reagito, o condannate per omicidio, perché hanno reagito in maniera sproporzionata. Si fanno il caso del rapinatore che arriva con la pistola a giocattolo, viene fatto fuori dal gioielliere, il gioielliere viene indagato, ma poi viene archiviato. Viene assolto. Archiviato perché non può sapere. Oppure nella peggiore delle ipotesi, se proprio il caso era colposamente, cioè vistosamente, c'è la norma che punisce a titolo di colpa, non a titolo di omicidio doloso. Ok, però magistrato come lei sicuramente si rende conto di quanto è sentita questa cosa tra la gente, sì, questo se ne rende conto. Ma io per la verità ho dei dubbi, se devo essere sinceri, perché i casi di legittima difesa finiti nelle cronache giudiziarie, non lo so, a parte che in genere la casistica dei delitti più gravi è in regresso, ma io francamente a me di casi di legittima difesa in 42 anni di carriera me ne saranno capitati 2-3. Ma anche sui giornali, leggendo, non è che c'è questa ondata... Ok, però è l'obiezione che ho fatto a Verini. Adesso gliela fa la Modena, via. Perché ritiene che sia così importante il centrodestra? Una cosa che poi non è così mostruosa come ipotesi dal punto di vista... Perché a livello politico noi ovviamente abbiamo un altro tipo di percezione, no? Questo nel senso che sia con riferimento a quelle che sono i timori delle persone, ma poi soprattutto c'è l'idea che se ti arriva il ladro in casa no, e ipoteticamente per sbaglio ti casca dalle scale, lo uccidi o che, allora a quel punto finisci in galera anche tu. Questa è la... Sarà successo una volta, lo so, per negli ultimi 50 però anni. Però su questo è stato... Sì, ma non risulta. Okay. Questo è quello che... Però insomma, io parlo dal punto di vista chiaramente dell'elettorato di centrodestra, certo, e della mia forza politica in modo particolare. Certo. Che ha un'opinione anche qui diversa da Verini, perché con riferimento a quella che è proprio il fatto che tu puoi oggi andare a fare delle gradazioni o comunque delle analisi con riferimento alla colpa, parte dal presupposto invece che questo dovrebbe essere un reato esclusivamente di carattere di natura dolosa, in modo tale da eliminare tutta una serie di sfumature che ci sono state e che possono però, piacere. Almeno con Verini siete d'accordo sul fatto che paga lo Stato, no? le spese legali. C'è scritto anche nel vostro documento. Quello che paga lo Stato, le spese legali, sì, sicuramente sì, se uno si dovesse trovare costretto ad affrontare un processo. Ok, certo, un procedimento di questo genere. E dice anche, se ricordo bene, il decreto legge proposto da Forza Italia dice anche che comunque un eccesso va considerato, assolutamente un eccesso. Non siete così lontanissimi da... No, siamo lontanissimi. Lontanissimi no. Assai. Guarda, lontanissimi Bruna, assai da Verini. No, purtroppo la devo smentire, siamo molto lontani. Ma siamo molto lontani perché è proprio diversa la percezione. Al di là di tutte le polemiche che ci furono sulla faccenda quando si trattò quell'argomento alla Camera, no? Certo. Perché c'era la possibilità che tu potevi difenderti di notte, non di giorno, penso che no, più o meno ce lo ricordiamo. Rivendico quello. Infatti io cercavo ero quasi sicura. Spiegare a Verini, però molte cose, qui lo ridico a Cardella, sono, voglio dire, è la narrazione di più che i fatti, giusto? Ma mi sbaglio? Però no, cioè l'unica... molti problemi nascono dalla narrazione di un provvedimento. L'unica cosa su cui noi, però siamo anche intenzionati a fare è che la proposta l'abbiamo presentata sì, ma la portiamo, si direbbe, in partecipazione, cioè noi su questa proposta vogliamo sentire gli operatori del diritto, quindi... Sentiremo i magistrati in primis con incontri specifici a Roma, Milano, eccetera, eccetera. Lì sentiremo l'ordine degli avvocati, le camere penali, eccetera, e via discorrendo. Perché la nostra intenzione è, sì, facciamo la proposta, vogliamo sicuramente che la Lega la riprenda perché l'ha abbandonata, però insomma la nostra intenzione è quella di... solo su questo punto posso darle ragione, Brunacci. Sul resto invece siamo distanti. Assolutamente no, però l'opinione di Cardella adesso diventa decisiva. Sì, ma io
posso dare subito un contributo tecnico per quel poco che può valere. E questo se vogliamo. L'obiettivo è quello di eliminare l'ipotesi colposa, cioè l'ipotesi residuale colposa. Se io ho sparato in condizioni, ho ucciso in condizioni tali che non avrei dovuto farlo, potevo rendermene conto se fossi stato diligente, vedere quante ce ne vuole, allora rispondo a titolo di colpa. Okay. Allora, se vogliamo eliminare questo aspetto qua, basterebbe togliere, abrogare l'articolo 59, mi pare, il quarto comma, la legittima difesa putativa, e l'altro, mi pare, il 55, che riguarda l'estensione alla colpa. Quindi in questo caso non si risponderebbe, perché nel nostro ordinamento vige il principio che si risponde soltanto a titolo di dolo, a meno che non sia previsto anche l'ipotesi colposa. Togliendo queste due norme si toglierebbe. Però, a parte il fatto, mi permetto di dare il mio personalissimo giudizio, assolutamente, deve. Che sarebbe una mostruosità giuridica e anche morale, ma a parte questo non si eliminerebbe quello che a mio modestissimo parere è il problema, e cioè l'indagine, perché anche se si abolisse tout court l'ipotesi colposa, bisognerebbe sempre che un giudice o altra persona incaricata dallo Stato accertasse se le cose sono andate effettivamente in quel modo. Quindi l'indagine, e quindi con la sottoposizione, la gogna mediatica, tutto quello che volete che porta la persona che ha commesso questo a essere sulla ribalta per un po' di tempo, purtroppo il vero problema, se mi consente, assolutamente, Donacci, è proprio che il nostro codice di procedura penale non funziona più. Uh-huh. È un codice che oramai è assolutamente inadeguato, un ferro vecchio. Bene. È lì che forse, se mi potessi permettere di dare suggerimenti, ma ovviamente non è... Due esponenti di Commissione Giustizia. Si dovrebbe operare, perché che cosa succede? Che col nostro sistema, siccome non è possibile fare un'indagine preliminare prima di decidere se incriminare una persona o no, il Procuratore della Repubblica è obbligato a iscrivere questa parola, no? Significa incriminare subito. Sì. Questo è stato concepito nel 1989, no? Adesso quando di questo codice che poi è stato interpolato e modificato, per cui qualcuno dice che somiglia al rosario del nonno, dal quale il padre cambiò la lama e il figlio il manico, no? Quindi parliamo ancora del codice dell'89. E questo è il nodo fondamentale, cioè qualunque cosa, basta che uno avvenga qualcosa, devi essere iscritto. Si fa l'indagine e poi si vede. Okay. Questo poi si vede, purtroppo dura troppo tempo. Troppo tempo, ok. Allora adesso ed è pubblicizzato. Accusiamo per conto anche di Fiammetta Modena, che se no dice che accuso Forza Italia, il PD di aver dato di aver contribuito a dare, visto che parlavamo di indagini, un sentiment da parte della magistratura, troppo attento alle ragioni dei ladri e meno a quella delle persone che vengono rapinate o derubate. Esatto. È vero? Oh, perfetto, l'ho fatto finalmente una domanda, ho fatto contenta la senatore, la senatrice, senatore, come se, mamma senatore, mia, complicato. Vabbè. Fiammetta Modena. O se no mi chiami la Fiammetta, vabbè, come mi chiamano Walter Verini. Questa cosa appartiene alla categoria delle cosiddette fake news, cioè delle bufale. Allora, andiamo con ordine. Mi fa piacere che la senatrice Modena abbia annunciato la volontà di fare delle audizioni. Noi le facemmo, vennero l'avvocatura, le camere penali, il Consiglio Nazionale Forense, l'ANM, i professori universitari, esperti della materia, e all'unanimità dissero non toccate. E noi seguimmo, quindi ripeteranno le stesse cose. Seconda cosa... Ma perché i magistrati sono di sinistra? No, avvocati, camere penali, Consiglio Nazionale Forense, ANM e professori universitari, compreso l'avvocatura. Vabbè. Secondo, noi introducemmo, oltre che l'elemento del rimborso delle spese legali, anche due elementi in più che difendo. L'elemento del grave turbamento psichico, nel senso che nel valutare sempre ci vuole la proporzione tra, diciamo, il rischio dell'aggressione, rischio reale e attuale, e quello della reazione, ci vuole una proporzione, perché come se uno ti dà uno schiaffo e tu gli tiri una pistolettata. Ecco, quindi ci vuole. Però noi introducemmo il concetto, se uno si trova in situazioni di grave turbamento psichico
Ed è possibile che se ti vedi davanti uno, tu ti alteri psicologicamente. È immaginabile. Bene, e questo elemento per favorire una valutazione ancora, come dire, più favorevole alla vittima dell'aggressione. Secondo, introducemmo quel concetto tanto dileggiato, preso a prestito peraltro da altre legislazioni europee, usando il termine dell'ovvero nelle ore notturne. Quell'ovvero non era avversativo, era al contrario, rafforzava il concetto che tanto più se questa aggressione avviene nelle ore notturne è pacifico che lì si tratta di legittima difesa, perché è evidente che se io mi sveglio di soprassalto di notte, magari ho i figli nella camera accanto, i genitori o comunque me stesso e la mia famiglia o anche me stesso e mi trovo davanti qualcuno e io come faccio a valutare se quello ha una pistola, o se mi viene o se mi viene quindi noi avevamo messo di giorno rimangono le condizioni attuali della legislazione, ma con aggiungendo di valutare il grave turbamento psichico che può provocare una reazione anche un po' sproporzionata. Okay. Oppure, eccolo l'ovvero, di notte è quasi sempre legittima difesa. Questo era il punto. E in più mettemmo, quindi, ma che si vuole di più? In realtà noi non vogliamo lavorare per percezioni. Io so bene che se qui alla Cugnana io vado a fare un'assemblea e dico guardate che i furti in abitazione, ecco i dati, sono diminuiti, le rapine sono diminuite, quindi insomma stiamo un po'... Sì, però quelli che vengono rapinati, anche uno, cioè sì, però può capitare, ma stavo seguendo sto filone, se io vengo in qualsiasi... ho citato la Cugnana perché qui sono gli studi, ma se vengo in qualsiasi quartiere a dire queste cose e poi quel giorno c'è un furto in un'abitazione, esatto, tutti ne parlano. È evidente che i dati reali, veri, non bufale, che uno dice vengono percepiti come lontani se sotto casa ti capita una cosa. Ma però chi legifera, chi dà delle risposte, non li può dare sulla base delle emozioni o delle percezioni. Deve cercare di capire le paure, provare a risolverle, ma non cavalcarle. L'ultima cosa, vi ricordate Pistorius? Ahimè. È un caso anche quello di scuola, ci venne anche ricordato alle audizioni. Pistorius ammazzò sicuramente la sua compagna per motivi, e lui disse ma io pensavo che fosse un ladro. Ecco, Billy, lui è tutta la sarà sua... Sarà stato l'avvocato, questa è l'idea dell'avvocato, no? Tutta la sua difesa è basata... Ora, io dire che l'idea della diffusione delle armi, che peraltro se uno ha un'arma... Agostino di Bartolomei, il capitano della Roma, che si suicidò, certo. Non so se avete letto l'intervento del figlio Luca l'altro giorno, gli dice, vedete, si sarebbe suicidato lo stesso Agostino, io conosco Luca, però dice, se non avesse avuto quella pistola, chissà. Mm-hmm. Ecco, allora l'idea che si possano diffondere, la giustizia fai da te, le pistole in casa, e se uno ha una pistola, magari litiga con la moglie, già ce ne sono tanti di femminicidi, può anche in un momento di alterazione, se ha la pistola, sparare. Quanti omicidi familiari in più? O la moglie al marito. Io andrei con grande cautela. Lo dico senza polemica politica, perché si dà un messaggio pericoloso. E come facciamo senza polemica politica? Fiammetta Modena, il procuratore che dopo gli chiedo una cosa a bruciapelo. Soluzioni salvinifiche che penso che anche a Forza Italia non sembrano tanto salvinifiche, no? Cioè voglio dire, in generale per il centrodestra, sicuramente la diffusione delle armi non viene considerata la salvezza per la sicurezza nazionale, giusto? Però questa è un'idea grillozza. Grillina, ecco, sì. E quindi però la rispondo a lei perché non abbiamo l'interlocutore, non sarebbe corretto. Allora, noi pensiamo che, ed è la seconda volta che mi scontro su questo concetto di percezione con l'onorevole Verini, anche sul tema dell'immigrazione, mi pare che abbiamo. E dopo una cosa la diciamo. Non è solamente una questione di percezione, c'è effettivamente una serie di problematiche, perché altrimenti non ci sarebbe stata un'espressione chiara anche, no, del voto delle persone nelle ultime politiche, hanno voluto dare un'indicazione. Certo.
Poi dopo, ovviamente, quando le forze politiche decidono di fare delle proposte, no, è sacrosanto, secondo me, il dovere di andare a sentire gli operatori, di verificare, eccetera. Però sulla la legittima difesa o diritto alla difesa, chiamiamolo, certo, come volete voi, un sì, punto è sicuramente sostanziale. La questione del Far West non l'ha posta il ministro, okay, che è della giustizia, sì, e che è del Movimento 5 Stelle, il quale ha già dichiarato che bisogna andarci cauti perché non si può avere un Far West, eccetera, eccetera. Certo. Ma nessuno vuole il Far West. Noi non ci immaginiamo con le pistole nelle tasche, non è l'America, sinceramente. Esatto, sì, ovviamente non è l'America, sì, però non è neanche pensabile che uno non possa, qualora lo Stato sia inadempiente perché non ti tutela, non possa, insomma, minimamente avere una tutela quando reagisce. Però dice una cosa importante la Modena, percezione, Verini, la percezione è importante, cioè, lei ha detto la percezione della sicurezza, io preferisco i dati, però poi si prendono delle batoste politiche, mica male. Ho detto qualcosa di più, che la percezione va capita, va condivisa. Chi ha paura, specialmente sono le fasce sociali che si difendono meno, le più fragili, perché spesso chi ha la villa con le mura alte, magari ipoteticamente con la vigilanza privata, è più sicuro di chi è più povero e sta in quartieri degradati, quindi è una cosa da rispettare. Dico però che chi fa le leggi non può fare le leggi sulla percezione, perché... Ma chi fa politica un po' di percezione la deve usare. Percezione, Fausto Cardella, percezione. Sì, intanto vorrei dire una cosa, che lo Stato tutela. Certo è impensabile poter mettere un carabiniere o un poliziotto in ogni abitazione. Ovvio. Poi una cosa è la diffusione delle armi, altra cosa è la legittima difesa. Oggi, ricordiamolo, tutti possono detenere, ovviamente a meno che non siano, non abbiano, non abbiano i requisiti, certo, possono detenere un'arma. Una cosa è detenere l'arma a casa, per la quale è sufficiente, ripeto, purché ci siano i requisiti, fare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del possesso. Certo. Altra cosa è portare l'arma fuori. Portare l'arma fuori e invece ci sono delle limitazioni, perché ci vuole il porto d'arma, okay, rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza con delle grosse restrizioni, a mio parere anche condivisibili. Però vorrei dire, io non mi rammarico molto, anzi direi per niente, del fatto che la norma del 2017 non abbia avuto la sua conclusione, perché escluso quel problema sul quale non mi pronuncio ovviamente, del rimborso delle spese legali, che può essere può essere utile. Però, sì, tutte quelle cose che abbiamo sentito prima, cioè il turbamento psichico, la situazione, sono tutte cose che ci sono già nella norma del 1930. Cioè, quando si deve valutare l'adeguatezza, la proporzionalità e tutto il resto, si tiene conto assolutamente del fatto della condizione di ignorata difesa. Lei si rende conto che sta facendo della sinistra però cornuta e mazziata? No, cioè, no, però questo, dire una cosa, questo è brutto, procuratore. Specificare queste cose che già sono dentro nella norma può rischiare di avere un effetto contrario, cioè appesantire il giudizio, spesantire l'indagine. Per esempio, per valutare il turbamento psichico, una volta che è stabilito, non basta una valutazione di buon senso del giudice. Certo. Dovremmo fare una perizia, allungare i tempi, per dire. Certo. Ecco perché io all'inizio, non senza alcun intento, diciamo così, provocatorio, ho detto io tornerei a Rocco. Tornerebbe a Rocco pure alla legge in vigore, che fu fatta da un ministro della giustizia leghista, era il ministro Castelli, quindi è la Lega che oggi vuole cambiare per ragioni elettorali, vuole cambiare la sua legge fatta nel 2006 dal ministro della giustizia leghista. Pensate solo alle elezioni, a prendere voti con questa roba, con queste cose? Ma Brunacci, le elezioni ci sono state il 4 ci sono di marzo. State. Il governo... Ragionevolmente ci potrebbero essere non tra moltissimo. Il governo è comunque un governo a una maggioranza solida. Poi una volta che i governi si insediano, insomma, ci vuole prima... Di che, solito durano, sì. Lo so, poi c'è l'onorevole Verini che... Sì. L'attaccamento alle poltrone è una garanzia italiana alla durata dei governi. Il punto per quello che ci riguarda è che ovviamente abbiamo il dovere di fare e di avviare una fase di opposizione che sia di carattere propositiva. Ecco perché abbiamo preso dei temi
penso a questo della legittima difesa, ma penso anche alla questione dei voucher, che no, alla, di attualità, ma a tutt'altro argomento, e via via ne prendiamo la cedolare secca per gli immobili commerciali, certo, insomma tutta una serie di, certo, questioni su cui presentiamo disegni di legge che portiamo poi al confronto, ovviamente, certo, perché è inutile che li teniamo in bacheca all'interno della Camera o del Senato, perché questo oggi è il nostro ruolo e abbiamo quindi insomma il dovere di portare avanti il programma e di fare l'attività che è squisitamente, perfetto, parlamentare. Perfetto, quindi lavorate anche, torniamo alla percezione, sulla percezione. Sì. Adesso qui proviamo a coinvolgere sul ring Verini e poi anche il procuratore, il signor procuratore Cardella. Allora, lasciando perdere tutte le polemiche sui Rom, le schedature, per carità, la narrazione di questa storia, ma la teniamo fuori. Partiamo da Nardella, sindaco renziano, ma non eccessivamente renziano, comunque del PD, lo dico per Verini che non è un appassionato di Renzi, non l'è mai stato, ma ultimamente anche di meno, Nardella del PD dice: dobbiamo far rispettare la legalità, dobbiamo andare incontro alla domanda di sicurezza dei cittadini, chiudiamo i campi Rom che non possono starci. Verini. È un po' più complessa la storia di come lei l'ha sintetizzata, nel senso che il Comune di Firenze sta lavorando da tempo per rispettare le abitudini di quella dei Sinti, dei Rom, a condizione che queste abitudini non confliggano con la vita, mm-hmm, quotidiana dei cittadini, certo, in termini di decoro urbano, in termini di degrado, in termini di piccoli o medi furti, accattonaggi e cose di questo genere. E allora si sta lavorando, e non solo a Firenze, si è lavorato anche in altre città, per cercare di far sì che i campi, mm-hmm, pochi, organizzati, siano tenuti bene, in condizioni igienico-sanitarie rispettose della okay, decenza umana, okay, e anche del fatto che lì ci vivono minori, bambini, certo, che spesso sono sfruttati. Quasi sempre, sì. Lavorare perché i minori frequentino percorsi scolastici, certo, e sì, come accade in tantissime scuole di tutto il paese, e quindi diciamo gestire il fenomeno Rom con civiltà, senza fare liste o censimenti su, okay, base etnica e senza diciamo lanciare dei messaggi. Okay. Però Verini l'hanno chiuso, cioè dalla mattina alla sera chiuso, mi fine. Permetta, sì, quando io lavoravo al Comune di Roma ne abbiamo, sì, chiusi 12 di, vede, campi Rom. Vede, oh. Sì, ma perché li abbiamo spostati in altri campi più attrezzati, abbiamo verificato che i figli andassero a scuola, cioè non è che si va con le ruspe, perché, okay, comunque sono delle persone, andare con le ruspe è una cosa. Le ruspe, barbara. Ci voleva andare lì, con le ruspe, l'alleato della senatrice Modena. Con le senatore. Ruspe verso i Rom, con, sì, con le ruspe, qualcosa di peggio, ci andò un signore che si chiamava Hitler e cominciò con i Rom, e poi, sì, con i comunisti, poi con gli ebrei. Però, ecco, però Verini, ecco, sempre per onorare il ring. È una china pericolosa. Il ring della trasmissione, Nardella ha detto legalità, dice vogliamo noi a sinistra far rispettare la legalità, chiudiamo il campo. Ha fatto bene, sottoscrivo, legalità e umanità devono stare insieme, come sui migranti, rispetto delle regole, legalità e accoglienza, insieme umanità, e ha detto Papa Francesco, bisogna accogliere fino al livello dell'integrazione, se no scoppia, c'è un cortocircuito, io sono d'accordo col Papa. Allora, irrispettosamente coinvolgiamo nella polemica il procuratore Cardella, viene rimproverato ai magistrati di non guardare, di far finta di non vedere, e di quando arriva il furtarello di lasciare il ladro in 10 secondi libero di riprovarci. Vi sentite in questo mancanti, se non perfino colpevoli, sempre parlando della percezione poi della sicurezza con la gente che dice non campiamo più? In quello che dice c'è sicuramente, voglio dire, c'è del vero, però bisogna, se non guardiamo le cause, sicuramente ci può essere qualche giudice che sbaglia o che ha una scarsa sensibilità. Non mi risulta, però non lo posso escludere a priori. Però se noi abbiamo una legislazione che consente fino a 4 anni o a 3 anni, si voleva portare, di non entrare in carcere, se noi abbiamo una legislazione che dice che per la misura cautelare è necessario il pericolo di fuga, è necessario una serie di requisiti,
Se noi diciamo che in mancanza di tutto questo non c'è, come vuole che il ladro che va incontro a una pena di 2 mesi, 3 mesi, quanto lo vuol tenere dentro lei? Non lo voglio tenere, ecco. Voglio dire assolutamente... Quindi, no, non, voglio dire, tiriamo le fila di questo discorso, sì. Perché dobbiamo spiegare ai suoi telespettatori. Il magistrato applica la legge che ha, usa gli strumenti che ha. Vogliamo fare delle leggi più repressive, più restrittive. Ecco, qua ci sono 2 rappresentanti della classe politica. Okay. Però, dopodiché date gli strumenti mi e... permette sempre irriguardosamente procuratore dire che questo è il principio della percezione dell'insicurezza, ma cioè il giudice ci sono, c'è la persona andare, a cui hanno rubato, diceva Verini, il motorino se lo ritrova il giorno dopo sotto casa, questo è il punto. Ma si rende conto lei di che cosa sta dicendo? Come se il giudice dice, siccome c'è una percezione di insicurezza oggi che tu ti ho preso come ladro, invece di darti 15 giorni che di solito che ti spettano, ti do 6 anni e ti tengo... Ma che discorso è questo? Abbia pazienza. Assolutamente, non volevo fare questo, però credo che ho alzato una palla perlomeno al senatore, Fiammetta Modena. Alla Fiammetta, cioè il problema è questo, e ed è stato accennato, è necessario l'implementazione, questa è una parolaccia bruttissima, comunque l'aumento, degli organici, perché non c'è niente da fare, cioè noi non abbiamo abbastanza magistrati, non ci abbiamo abbastanza cancellieri, non ci abbiamo abbastanza soggetti che stanno nelle forze dell'ordine, ed è un settore dove se tanto o si mette a disposizione il personale oppure non riesce a star dietro alla mole di cose che ci sono da fare. Questo è un punto fondamentale. Questo è il punto cioè fondamentale. Se devono spendere io potrei dire invece del reddito di dignità, adesso mi viene così proprio a caso, però secondo me nella legge di stabilità la questione che dove presumo e mi auguro insomma che il governo si impegni è quella che riguarda l'assunzione del personale, perché manca, hanno fatto dei concorsi per carità, adesso ne sono entrati anche parecchi tra cancellieri mi sembra, no? Sono quasi 2.000, sono 2.000. Sì, però e tanto non bastano, quindi se non si mette a posto la parte della struttura noi continueremo a stare in fondo in tutte quelle che sono le classifiche europee, nazionali e mondiali, perché non ce la fanno, non c'è niente da fare. E i magistrati non dovranno dare 6 mesi, 6 anni al ladro, perché ma tanto diventeranno saranno 2, abbastanza però. Perché la riacchiappano subito dopo, questo volevo dire. Problema degli organici c'è sicuramente, adesso abbiamo preso una boccata di ossigeno perché dopo 20 anni di blocco quello che è la struttura fondamentale nostra, che è il cancelliere, il funzionario, finalmente si vedono arrivare delle persone dopo 20 e più anni di blocco. Quindi il problema c'è, è sicuramente un problema grave per quanto riguarda le forze di polizia che non sono sufficienti. Forse per la magistratura se è un problema di quantità di magistrati, non lo so, ma può essere anche un problema di distribuzione. Però anche se ci fossero il triplo di magistrati, non è che potrebbero dare al ladro più di quanto è previsto per legge. Che okay, magari però lo potrebbero riacchiappare. Più tenerlo dentro. Potrebbe essere più rapida la giustizia, potrebbe sì. essere sì, ma la giustizia, alla quarta condanna. La giustizia io accetto le bacchettate, procuratore, lei è il massimo. La giustizia dovrebbe essere più rapida, però per accelerare. Più rapida, più efficiente, occorre più capace. Occorre modificare il codice, non basterebbe triplicare l'organico. Però in un bel sistema dove si prendono i quali vengono giudicati e poi di destra sì, voglio dire. Okay. Oh, benissimo, allora no, io accetto la bacchettata del professor e procuratore Cardella, ma per il piacere di sentire una cosa di destra di Walter Verini. Ma lo dico con un po' di autoironia, nel senso che c'è un tema che è un po' di percezione ma un po' di realtà, che si chiama certezza della pena. Perché è evidente che abbiamo un piccolo incidente, ma niente di grave, è evidente fatto, recuperato. Che i magistrati giudicanti applicano le leggi che il legislatore approva e che sono vigenti. Punto, non si discute. Però forse per certi reati di particolare gravità sociale, di particolare percezione, perché la percezione che spesso su cui si specula, certo. Però procura anche un clima che qualche risposta inevitabilmente la deve ricevere. Quindi si potrebbe anche pensare che per certi tipi di reati si possano aumentare le pene edittali, si dice così, voi siete tecnici,
in modo tale da poter garantire la, non solo la sanzione o comunque, ma anche la misura cautelare o ai domiciliari, ecco, o in carcere, mm-hmm, o magari con le pene alternative, se possibile, che spesso sono molto più efficaci dal punto di vista della rieducazione, della permanenza in carcere, dove la, di rieducazione purtroppo se ne fa poca. E sono proprio i colleghi, non senatori, certo, di Forza Italia, mm-hmm, o di altri, ma avvocati, mm-hmm, dell'avvocato Modena, a chiedere questo, le unioni camere penali, sì, lo vero, stesso Consiglio Nazionale Forense, che chiedono non aumentare le pene, ma che chiedono di lavorare sulle pene alternative. Okay. Però il problema è che c'è invece un clima in questo paese securitario, come si dice, dove c'è una linea salviniana, per cui chi sbaglia si butta la chiave così la gente non vede. Non è così. Non può essere questo. Rieducare, okay, le persone con una, certo, pena certa significa che quando escono quelle persone difficilmente tornano a delinquere e la società è più sicura. Ha detto una cosa di destra, è caduto il microfono, è crollato, deve essere stata una cosa veramente del tutto eccezionale. Allora, procuratore, dopo mi sono preso il cartellino giallo per rappresentare quello che tanta gente chiede alla magistratura. Queste pene alternative possono essere interessanti anche per il magistrato? Oppure sono un super lavoro, voglio dire? No, ma non esiste super lavoro con la pena. Qualunque pena venga stabilita dalla Corte, il giudice la applica, punto e basta. Personalmente sono favorevole a questa possibilità di pene alternative, perché abbiamo una situazione carceraria che è sempre al limite. Allora, piuttosto che concepire sistemi per poter fare le scarcerazioni, far uscire quelli, perché sennò poi dopo l'Europa ci bacchetta, meglio che facciamo queste pene alternative. Purché le pene alternative siano facilmente controllabili, certo, siano controllabili. E purché io sono dell'idea, ma è una mia stretta idea, che il carcere va riservato soltanto alle ipotesi, alle violazioni più gravi, ma che quando il legislatore ha minacciato il carcere, allora lì, se vengono accertati, lì il carcere si deve scontare, ecco, in, mm-hmm, condizioni di umanità, di cose. Quindi ben bene, io non dico che depenalizzerei, chiamatela come volete, ma tutte le pene alternative, purché, ripeto, si tratti di pene che possano essere eseguite e controllate. Cioè, voglio dire, se stabilisci che non devi andare allo stadio per un anno, dobbiamo essere in condizione per un di anno, essere, ecco, perché non noi deve poi andare dopo allo ce lo stadio. Ritroviamo, faccio un esempio. Assolutamente. Cioè, stabiliamo che dobbiamo andare a tenere in ordine i giardinetti pubblici, purché ci sia qualcuno che controlli e dopo che non si parli di lavoro nero o cose di questo, certamente, genere. Di questo genere. Ha avuto soddisfazioni da questi ultimi due interventi il senatore Fiammetta Modena? Sì. Avete complicato la vita mica male, lei alla Casellati, per noi che dobbiamo raccontare voi. Prego. Sì. Ma io la penso in modo simile, devo dire, nel senso che sulla faccenda e sulla questione della certezza della pena credo che siamo tutti quanti d'accordo. Il problema è che in linea generale i dati sanno tutti che i dati della recidiva sono migliori quando tu sconti delle misure alternative, sbaglio? No. Allora bisogna arrivare ad una soluzione che consenta effettivamente quello che è poi la finalità anche da livello costituzionale della pena, cioè il fatto che tu rientri a pieno titolo dopo che l'hai espiata nella società, però in una condizione per cui poi non è che mi ridelinqui per, certo, nel 68% dei casi, mi pare vada a memoria, come succede quando sei stato in carcere. Verini, anche di più. Anche sono di più. I dati che parlano di oltre l'80%. 80%, perché, okay, poi in carcere, su questo è stata fatta una distinzione importante, non è che finiscono solo i delinquenti tra virgolette abituali, c'hai quelli turisti per caso. E i turisti per caso devi assolutamente evitare che ti diventino dei delinquenti abituali. Questo è il punto. Assolutamente. Vorrei aggiungere una cosa. Sì. Massima apertura verso qualunque tipo di pena alternativa, per la quale mi auguro che, qualora si dovesse arrivare a questo, non si prevedano tre gradi di giudizio. Di giudizio, e va bene, questo è il problema. Stabilire, certo, una cosa del genere. Queste le pene alternative, certo, possono essere una buona soluzione, purché ovviamente abbinate a una procedura un po' più,
più snella. Assolutamente più snella, altrimenti la giustizia, che è già molto ingarbugliata. Non possiamo avere lo stesso livello, sì, di garanzie per dare un ergastolo e non, sì, che per dare un divieto. Questo penso, siamo d'accordo? Verini, siamo d'accordo? Sì, ma sono d'accordo molto su queste cose. Con queste cose, però, diciamo la verità, insomma, non si prendono i voti, ecco, quelli della percezione, ma sono cose giuste, civili, fanno parte di uno stato, di uno stato di diritto, di una concezione della civiltà democratica, europea, e sono cose che vanno un po' controcorrente, ma guai a perdere di vista. Però, questi Verini, se io dico che la gente si arrabbia molto se ritrova il giorno dopo il ladro che gli ha rubato il motorino sotto casa, e poi un'altra volta ancora, ha ragionissima il procuratore a dire che devo fare io, non gli posso dare 6 anni, però la percezione, ecco, vedete, cioè bisogna trovare delle soluzioni in questo senso. Comunque, altrimenti è un'ipotesi di scuola, perché tanto è difficile prenderlo, quindi non lo conoscerò. Cioè, voglio dire, poi se la Lega va al 55% non vi arrabbiate, voglio dire, no. Ma voglio, sì, vedere la Lega. Al 55%. Non mi pare che si stia arrabbiando molto. Perfetto. Allora, finale giro, ultimo giro, poi speriamo di poter conversare su molti altri argomenti. Pardon, la cittadella giudiziaria di Perugia come sta andando? A gonfie vele. Quindi non partiamo? No. No, no. Non partiamo. Partiamo già, in 5 anni si fa? Ma me lo 4, auguro, spero anche prima. 4-5 anni. E poi la giustizia sarà più rapida? La giustizia sarà sicuramente meno costosa e più efficiente. Più rapida, speriamo, ripeto, torno a dire, non dipende dalla cittadella. Allora, un giro comincia Verini, poi Modena, chiude Cardella, sulla possibilità reale, concreta, di avere una riforma invece del codice, come chiedeva Cardella nell'intervento precedente. Già lavorato alla riforma del penale e abbiamo fatto delle innovazioni importanti. Adesso ci sono alcuni aspetti di questo, compreso quello che riguarda l'ordinamento penitenziario, su cui vogliono rivoltare come un calzino, però tutte le modifiche, io dico questo, è chiaro che su alcuni temi c'è differenza tra destra e sinistra e così via, e questo non c'è dubbio, ma su come far funzionare meglio dei caposaldi della vita democratica, la giustizia, francamente ci dovrebbe essere una sorta di spirito costituente, mm-hmm, nel senso che anche su come ci sono tante questioni che ci dividerebbero, penso come impostare il tema dell'intercettazione, certo, tra diritto alla privacy e diritto all'informazione, il ruolo dei PM, e il fatto, il rapporto, non dico adesso con la senatrice Modena, ma parlo anche con Forza Italia, parlo con la Lega, cioè per me il tema fondamentale in questo paese non sono gli errori che ci sono, le incrostazioni che ci sono della magistratura, ma sono i temi della corruzione, che in questo paese è ancora troppo penetrante e invasiva, i temi delle mafie, delle organizzazioni criminali, cioè io vorrei che su questo, poi stabilito un discrimine, che questo è il problema del paese, io sono il primo a criticare gli eccessi della magistratura, a criticare un eccesso perfino di correntismo nella, ecco, divisione degli incarichi della magistratura. L'ha detto anche Di Maio, l'ha detto Salvini, dopo sentiamo, sì, Cardella veloce. Intendo che però su certe questioni, sì, al di là delle fisiologica dialettica che ci sta, ci dovrebbe essere un impegno comune perché che la giustizia in questo paese funzioni, sia il penale, sia il civile, di cui non abbiamo parlato, ma che è fondamentale, certo, che è quella dove i cittadini più soffrono, che è quella dove le imprese più soffrono. Perché avrebbe anche un effetto deflattivo. Avrebbe un effetto deflattivo, certo, anche, certo, dall'altra parte. Ecco, su queste questioni so bene che il clima è l'esatto contrario, ma bisognerebbe lavorare insieme. Occhio e croce, non sarà facile. Avvocato, senatore Fiammetta, Modena, prego. Allora, noi abbiamo costituito un gruppo proprio Camera e Senato per vedere alcuni temi, tra cui questo. Siamo più al momento concentrati sulla questione del civile, mm-hmm, devo dire più che il penale, ma, mm-hmm, ci affronteremo anche quello, perché tra l'altro l'ha chiesto l'Europa, lo chiedono tutti, no, soprattutto l'agenzia di rating, no, tutti lo vogliono la riforma. La Camera ha già approvato una, sì, riforma, okay, del, sì, civile, che è stata, sì, ferma al Senato. Certo, sì, certo. Ma soprattutto le imprese, che chiaramente no, a noi interessano, nel senso che un'impresa arriva e dice che faccio un investimento qua che poi, certo, per recuperare 50.000 euro mi tocca fare 8 anni di causa, certo, vado in, e su questo siamo vado d'accordo, vado in Corea perché la Corea è messa, certo, meglio, ovviamente.
Quindi, ma poi Di Maio lo insegue e gli richiede tutti i soldi degli ultimi 20 anni. Okay, quindi le idee, allora non so se si immaginerà di fare una riforma di carattere generale, però alcune cose, per esempio su alcuni grumi che ci sono, il recupero credito, io li chiamo grumi, certo. Le questioni che attengono per esempio anche alcune procedure che sono state pensate, tipo l'esdebitazione che però funziona e non funziona. Cioè, ci possono essere varie idee, i riti, qualcuno può pensare al rito lavoro che è un po' più rapido, altri per esempio a fare semplicemente, cioè, ci sono delle ipotesi in campo che sono un po' tecniche, adesso non voglio neanche tediare. Rimane il fatto però una convinzione di fondo, cioè che noi abbiamo comunque il sospetto che c'è un problema di struttura anche, cioè però di struttura, quando voglio dire di struttura delle persone, insomma, certo, del numero delle persone, certo. Però la nostra intenzione è dare un contributo da questo punto di vista, perché ce lo chiedono le imprese e le aziende. Ok, questo. Sul penale siete un pochino più lontani, via. Però siete d'accordo che bisogna attaccare la magistratura perché c'ha troppe correnti e troppo protagonismo. Non l'abbiamo più attaccata, Bruna. Non l'abbiamo più attaccata, però un discorso di sinistra non l'ha fatto... Si ammetta, Modena non ha fatto un discorso di sinistra, perché sennò cadeva il microfono anche della Modena. Invece finiamo col signor Procuratore Generale. Signor Procuratore Generale, allora, lei vede possibile una riforma in questo ambito, condivisa? Riesce a intravedere qualche cosa di positivo? Siccome oggi sono di buon umore, invece di dire che sono pessimista, dirò che sono realista. Realista. E secondo me non ci sono in questo momento le condizioni per una riforma organica del codice di procedura penale, che presuppone una convergenza di opinioni o presuppone il predominio di... Non ci sono le condizioni. Io mi accontento molto di piccoli ritocchi, piccoli o grandi, di piccole leggi che vadano a incidere su alcune... Lo chiedo a questi due signori. Alcune leggi sono state fatte. Altre possono essere fatte ancora, per esempio, sentivo dire prima, il problema dell'esecuzione, per esempio, è un nodo essenziale, sia nel civile, sia soprattutto nel penale, si può migliorare molto. Sono, non dico piccole riforme, sono riforme settoriali che, se fatte, e io non dubito che verranno fatte con attenzione e oculatezza, possono migliorare la situazione. Poi, se ci saranno le condizioni per una riforma organica, ben venga. Perfetto. Sul finale, perché ci ha preso la mano la brillantezza degli ospiti e l'interesse che c'era su questi temi, l'ultima cosa: è vero che vi dividete in correnti, siete litigiosi, insopportabili, protagonisti un po'? Litigiosi e insopportabili, litigiosi forse, insopportabili sicuramente, che ci dividiamo in correnti sì, ma d'altra parte come si fa a non avere 9.000 persone che la pensino esattamente tutte nello stesso modo? Però le correnti qualche problema lo possono creare. Non è la corrente il problema, il problema non è, come dire che il problema è il partito politico, il problema è la degenerazione, è il correntismo inteso nel senso, certo, se io devo nominare il procuratore generale di Perugia e anziché scegliere una persona capace e competente, scelgo soltanto la persona perché fa parte di quel gruppo, certo, che allora quello è sbagliato, ma non è la corrente. E questo è il correntismo, dice Verini, che ha una grande esperienza dentro il PD, ha litigato con tutti per questa cosa, giusto? Vabbè. Io odio il correntismo, è un tumore nel PD. Perfetto, allora, io per dare voce alle vostre obiezioni ho rischiato tutto, anche la vita, contro procuratore e procuratore generale, che ringrazio invece infinitamente di essere stato qui con noi. Grazie tanto Walter Verini, grazie a Fiammetta Modena. Ci sentiamo nelle prossime puntate, il tempo lo abbiamo usato tutto e molto di più di quello che potevamo. Grazie per la vostra attenzione, ai prossimi appuntamenti.